Ciao a tutti e benvenuti dopo non so quanti anni in un nuovo video acquisti dal Giappone. Ora, per chi mi segue su Instagram anche, ma qui su YouTube già basta, avrà capito che la mia intenzione è quella di trasferirmi pian piano in Giappone. Non è un processo veloce e semplice. In questi viaggi io continuo a fare acquisti, ma molto spesso sono chicche che trovo. Mentre nelle ultime due volte che sono andato, io non mi sono regolato, ma proprio zero. E le cose che ho preso le ho tenute impacchettate qui e un'altra ce l'ho qua. L'ho posizionata apposta perché sennò mi spezzo ad alzarla, proprio per andare a registrare questo video. Un pacco sono 4 mesi e mezzo che aspetta di essere aperto, l'altro solo un mesetto, quindi ci può stare. Magari fare un video acquisti ogni volta che tornavo dal Giappone era un po' troppo, ma penso che così riuscirne a fare magari anche solo uno l'anno complessivo potrebbe essere qualcosa di interessante. In caso, se vi fa piacere, ditemelo qua sotto con un commento e se volete con un mi piace per supportare il video. Detto questo, io partirei aprendo questo qua, perché è anche la cosa più interessante da spiegarvi. Direte, perché usi una busta Nike? Spessa, tra l'altro. Beh, questo perché io ho trovato il segreto per conservare questo tipo di prodotti e portare in Italia nella maniera più utile possibile. Questa cosa l'ho pagata a mie spese e ora scopriremo se funziona. Come vedete è talmente messo preciso che nemmeno... per tirarlo fuori devo metterlo per terra perché è posizionato proprio ad incastro preciso. E dentro ci sono delle scatole di scarpe, proprio per riuscire a mettere poi dentro queste magiche buste. Questo è il mio piccolo imballo. Eccoci qua, il primo malloppo. Devo essere molto cauto, mamma mia che svampa proprio il profumo di Giappone, quello buono è venuto su. E tra l'altro, se volete che vi porti con me al Mandarake, sono aperte le iscrizioni per il Giappo Tour. Vado ad aprire questo qua. Una volta, prima del Covid, ne accompagnavo molti di più di tour. E quindi per trovare l'equilibrio ho deciso di accompagnarle solo uno l'anno. E il prossimo sarà questa primavera. Ve ne parlo più avanti nel video, le iscrizioni sono aperte da oggi comunque. Intanto, andiamo. Qua abbiamo quello che è il primo numero di Weekly Shonen Jump di Karuno Go. C'è chi piace, c'è chi non piace. Io onestamente, avere un pezzo di storia, un Jump del 1999 con i Karuno Go, per me è incredibile. Allora, non è propriamente sigillato, però è comunque tenuto in buone condizioni, come vedete, per essere una rivista di quasi 25 anni fa. Mi perdonerete, ma non ve le andrò ad aprire tutte in questo video, perché queste bustine sono... quelle su misura, quindi una volta tirato fuori non si rificca dentro e rischiate di rovinarlo. Abbiamo poi questo qua che è il Jump 39 del 2008 con Bakuman in cover, come potete ben vedere. Sapete che è tra le mie opere preferite, il maestro Bata. E anche questo qua non potevo non averlo. Ora andiamo con un pezzo che non è un pezzo forte. Di più, potrei mettere in sovraimpressione quanto ho pagato ognuna di queste cose. Non mi sembrerebbe qualcosa di carino. Soprattutto nei miei confronti che devo rivedere quel prezzo. Vi dico solo che questa non è la cosa più costosa che ho acquistato in Giappone, ma è sicuramente tra le più costose in assoluto che ho mai acquistato in Giappone. Questo è il primo numero di Jump in cui è stato pubblicato Yu-Gi-Oh! Parliamo del numero 42 del 1996 e guardate che costina. Ha una leggera righetta qua, ma cioè guardate gli angoli. Alcune riviste stampate oggi non sono così perfette. Cioè questo è stato forse aperto una volta, neanche letto, aperto. Guardate che roba. Questo è sigillato invece, quindi non lo andrò proprio ad aprire neanche se... vabbè, 20.000 mi piace sì, però sì, è assurdo. Andare a togliere il sigillo è una cosa che non voglio fare al momento. Ve lo faccio vedere anche un po' più da vicino, ma è incredibile. Questo è il mio anno di nascita. 1996, non potevo non prenderlo. Fatemelo maneggiare con cura. E i pezzi forti non sono finiti qui, perché è qualcosa di assurdo. La prima busta è finita, l'appoggio qui. Il primo numero di Inuyasha. Numero 50, questa volta di Shonen Sunday, non di Shonen Jump, in cui viene pubblicato Inuyasha. Siamo sempre nel 1996, quindi anche questo qua io davvero non potevo perderlo per nessun motivo al mondo. Detto ciò, andiamo all'altra scatola di scarpe. Eccola qui, ed ecco qua, andiamo a togliere il mio imballo. Mi piace che appena li apro viene fuori questo odore di Jump. Nel frattempo, mentre le tiro fuori, con estrema cura, anche perché è un pezzo unico, vi dico che il tour in Giappone sarà dall'11 al 21 marzo, quindi in piena primavera, se siamo anche un po' fortunati, ci becchiamo una bella fioritura. Più l'inizio, la parte più bella di tutte. Come sempre i miei gruppi sono molto limitati, al massimo possono venire 20 persone, sono maggiorenni,
Ora, andiamo avanti con un altro jump. Questo è un altro jump di Bakuman dell'anno successivo, il 2009. L'ho preso perché mi piaceva tanto questa cover qua. E onestamente, i jump di Bakuman sono quelli più economici tra tutti quelli che ho preso. È una cosa proprio che mi piace a me per collezione. Andiamo ora con la roba seria. Allora, qua abbiamo i Jump Ryu. Per chi non conoscesse cosa sono i Jump Ryu, in pratica si tratta di compendi che uscivano in Giappone, in cui in allegato c'è, per questo caso è qui, un DVD in cui il mangaka di turno va a realizzare praticamente un suo disegno originale. In questo caso, in questo, come vedete qui, c'è Akira Toriyama che va a disegnare Goku. Fa tutta la pubblicità di Dragon Ball dietro, ovviamente. Questo è il primo numero in assoluto. La tentazione di prendere tutti era forte. Il più costoso ora ve lo farò vedere. Vado con ordine. In totale mi sembra sono 24 o poco più. Il secondo è dedicato a Kishimoto, in questo caso Naruto. Quindi devo disegnare una tavola di Naruto, in questo caso un Naruto a colori in prospettiva, molto bellino. Veramente tanta roba. Ma il Jump Ryu più costoso di tutti, mannaggia a loro, è sempre quello dedicato a Yu-Gi-Oh! Questo perché all'interno, e ho controllato ci fosse, l'ho fatto aprire apposta e poi risigillare, c'è la carta del Drago Bianco Occhi Blu. Questa carta speciale del Drago Bianco Occhi Blu fatta sull'artwork che Kazuki Takahashi va a disegnare all'interno del DVD contenuto in questo volume, capite? E quindi dentro c'è questa carta del Drago Bianco. Sempre a 20.000 mi piace, vi apro anche questo e vi tiro fuori la carta. Però molto bello, ci sono anche ovviamente tavole, poster, questa roba suntuosa. E poi ho preso anche il 9 perché è uno tra i manga più dinamici che più mi piacciono, ovvero Haikyuu. Io apprezzo molto lo stile di Haruichi Furudate e quindi, insomma, vederlo anche disegnare qua. Poi tutto a mano è veramente un piacere per gli occhi anche lui. Qua a parte qualche posterino e qualche tavola che vedete qua in basso, niente omaggi assurdi, quindi non un prezzo a pazzi come le carte di Yugi. Questo forse è quello meno calcolato in assoluto, ma che secondo me ha il suo perché. È Blue Exorcist di Kazue Kato, pubblicato in Giappone su Jump Square. Lei fa tecnica mista, metà in cartaceo, la parte di disegno, inchiostrazione e poi la colorazione digitale. E comunque è interessante da vedere, è bello perché ognuno ha il suo modo di fare. Sicuramente Toriyama è il più veloce e sbrigativo di tutti. Finiti i Jump Ryu, chiudiamo qua con una chicca che arriva direttamente alla mostra di Takeshi Obata. In questo caso è l'album Never Complete. Eccolo qua, con il buon Sensei Obata. Questo ovviamente si poteva prendere solo e esclusivamente alla mostra. Ora, andiamo al prossimo bustone. Qua vedete, ancora non ero impratichito. Una bustina di carta Uniqlo, poi capito, portarsela in aereo fino in Italia, un casino. Tutto imballato, perfetto. È dentro che si muove il meno possibile, però volete mettere con la busta di tela e i volumi proprio dentro le scatole di scarpe? È un altro livello. Andiamo a svelare quest'altro pack che è senza senso. Questo qui, direte voi, ma mangaka, cosa hai preso? Questo non è un manga che conosco. Questo infatti è un prodotto che solo i più attenti collezionisti conosceranno. È un Jump, anche questo del 1996, guarda un po', è del numero 41. Quello di Yugi è il 42. Ma qui non ci può essere Yugi Zero. Ebbene, non c'è Yugi Zero, ma c'è One Piece Romance Dawn. Vedete l'iconcina qua sotto, ovviamente non gli hanno dato neanche la pagina principale perché, insomma, manga come tanti altri, chissà come andrà. E qui in questo Jump è iniziata tutta l'epopea di One Piece che ci porta fino ad oggi, quindi è un volume davvero ricercato ma solo per collezionisti veri. È proprio bello, bello, senza senso. Ora io ci sto passando sopra alle condizioni, però chi è andato in Giappone, chi ha visto i volumi con mano, sa come sono ridotti, sa che la costina non è così, qua è bianca, aperta, rotta, smussata, qua distrutta, cioè volumi di 25 barra anche poi vediamo 30 anni fa, è un casino trovare in queste condizioni. Io magari più volte ho visto questo numero, ma quando lo vado a comprare è perché vuol dire che è veramente messo bene. Quindi in tutti i viaggi in Giappone io sono lì scrupoloso a controllare. Ci sono poi dei volumi che trovare perfetti è praticamente impossibile, quindi uno deve accontentarsi per forza. Ma l'importanza di questi volumi è tale che non puoi fare a meno. Il Jump del 1993, sono 30 anni fa. Guarda che roba, di Slam Dunk. Questo nonostante in basso non abbia righe nella costina, qua sopra vedete un piccolo taglietto qua, piccolo tra virgolette, ce ne sono alcune squarciati completamente. Il back è messo in condizioni buone, ma insomma è tutto preciso. La cover è in perfette condizioni, a parte quella cosina lì, però insomma, e che fai? Un Jump con Slam Dunk non te lo prendi. E se quello con One Piece era per collezionisti veri, il prossimo è un livello successivo. Se lo riconoscete, vivete in Giappone probabilmente, o di lavoro fate questo, perché sennò non si spiega. Eccolo qua. Questo è il numero 25 di Jump del 1995. E direte, ma che manga è questo? Ma poi non c'è nulla in copertina che mi ricordi qualcosa di un manga che conosco. Cioè, prima almeno in basso c'era One Piece, qua non c'è nulla.
Come si fa? Beh, in questo volume è contenuto l'ultimo capitolo di Dragon Ball. Avete presente quando Goku saluta e vola via? Ecco, è qua dentro. Questo a livello di cover, generalmente non prendo mai volumi con difetti, neanche di back, anche perché di back molto spesso non li hanno i difetti. L'unico difetto che io accetto è quello sulla costina, perché a volte è veramente complesso. In questo caso, come vedete, non ha strappi sotto, non ha strappi sotto, ma è stato aperto. Quindi ha i segni di apertura qua. Questa è la pellicola che riflette, però lì lo vedete, c'è un segno di apertura. Bisogna fare i conti con la realtà, a volte è proprio impossibile trovarli perfetti. Se però lo trovi perfetto in futuro, nulla vieta di fare un piccolo cambio. Però per ora l'ultimo volume di Dragon Ball era importante portarselo a casa. E mentre apro l'ultima busta, questa è bella pesante, siamo arrivati in fondo. Qua c'è una rivista arancione, proprio di un coloraccio terribile. E poi capirete perché. Intanto inizio tirandovi fuori questo che pesa infinito. Parliamo dello Showtime All-Star di Rumiko Takahashi, della sensei che ha partorito Inuyasha, Ranma mezzo, Lamu. Qua dentro c'è davvero tutto quanto, in questo mega artbook che racchiude appunto i suoi 35 anni di carriera. Il costo, potete immaginare, è bello proibitivo, anche perché è sold out ovunque. Quindi appena l'ho visto, l'ho preso. Io che sono un grande fan della sensei, insomma, era un artbook, anzi, tre artbook da avere assolutamente. E io chiuderei con quello che... Non voglio dire il pezzo più iconico, perché il primo capitolo di Yugi, il primo capitolo di Inuyasha sono cose assurde, ma qui andiamo oltre, su altre vibe. Questo, ragazzi, è il Summer Special di Jump. Il ragazzone davanti a voi forse l'avete riconosciuto. Si tratta di Hanamichi Sakuragi, il volume del 1990, e contiene il one shot di Slam Dunk. Questo perché, a differenza di One Piece, in cui era stato pubblicato su Shonen Jump, quello è stato pubblicato sullo speciale estivo, sempre di Shueisha, ma da un'altra parte. C'è anche Bastard dentro, per farvi capire. Ed è bello che gli abbiano dato la cover, perché il rischio era che avessero dato una cover a caso. Invece c'è proprio lui in cover, dal maestro Inoue Takehiko, quindi non si poteva chiedere di meglio. Rivista che ha 35 anni e dal colore, insomma, un po' si vede. È la più vecchia tra quelle che ho preso questo giro. E anche qui, seppur la copertina sia praticamente in perfette condizioni, come vedete, il back anche è discreto, ovviamente è presente i segni di ingiallimento del tempo. Ma in questo caso la costina, essendo veramente il doppio di un Jump, quasi spessissima, è stata letta. E il motivo che me l'ha fatta prendere è che comunque qua negli angoli, che è dove si trovano strappi, rotture, come dicevo, è messa in buone condizioni. E sono stata aperta però alle due righe qua. Se fosse stata una rivista più piccola avrei avuto una, qua invece ne ho due, quasi una piccola terza, però ragazzi, io ne ho viste veramente poche di queste qui. E le poche che ho visto facevano veramente schifo. Quindi a un certo punto, dopo 5-6 anni che le cerchi, che le vedi, quando vedi quella giusta, anche se ha dei leggeri difetti, qua in questo caso è proprio in celofanata precisa su misura, quindi avrà anche un pelo di rigonfiamento qua, non è precisa al millimetro, ma parliamo di una rivista di 33 anni fa. Ecco, a un certo punto bisogna anche arrivare a accontentarsi. Detto questo, vi chiudo col pezzo forte che non ho mai fatto vedere. È questo qua. A questo giro volevo fosse in perfettissime condizioni. Il volume del 2004, eccolo qua al back, ecco qua la costina, 01-2004. Questa è la luce della bustina protettiva, che sembra che ci sia un graffio in mezzo. In realtà, vedete, se la sposto, eccolo, si muove. Ed eccolo qua. Il primo capitolo di Death Note. Ah, devo ammettere che avrei speso qualunque cifra. E comunque mi è costato molto meno di quello di Inuyasha, di quello di Yu-Gi-Oh! Sono stato veramente, veramente contento. Perché per me vuol dire tanto questa serie. Sapete quanto ci tengo, sapete quanto è importante per me l'opera del maestro Bata, sapete quanto mi ha introdotto in questo mondo. E mi sembrava un coronamento perfetto. Tra l'altro l'ho presa, sono arrivato a casa, l'ho subito messa lì, non ho fatto né un video, né una storia Instagram, niente, volevo solo se sia al sicuro. E quindi eccola qua, non l'avevo mai mostrata prima e mi sembra il modo perfetto per concludere. Io, detto questo, non posso far altro che appoggiare questi volumi con moltissima cura e ringraziarvi per aver visto il video. Tutti i link utili, come sempre, li trovate qua sotto nella descrizione. Si va, commentatevi scrivendomi qua sotto qual è stato il vostro pezzo preferito, se una delle riviste, uno degli artbook, uno dei DVD book, non so come chiamarli. Comunque fatemelo sapere con un commento. Questo libro lo trovate anche su Manga.io, sempre codice Manga96 per avere il 5% di sconto su qualsiasi ordine. Iscrivetevi al canale per avere aggiornati su tutti i caricamenti futuri e noi ci vediamo sempre qua sul mio canale al prossimo video. Dall'Italia o dal Giappone, dipende dove sto. Ciao!